Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siamo sotto Eraclio, il nostro papà. Oggi è un buongiorno speciale. Buongiorno, buongiorno. Guardate il nostro papà, che è sotto esame anche lui, perché oggi ci saranno, è oggi il primo giorno per gli esami per chi fa i superiori. E io vi auguro veramente di dare il meglio del meglio. Ecco a voi, buongiorno, un buongiorno particolare stamattina, sotto a papà, sotto a papà. Buongiorno! Siamo qui, vedete? Buongiorno anche a te, bella Re, è vero, è vero. Ciao Carmela, ciao Michele, ciao Andrea, ciao Vicky, ciao Irene, ciao Leonardo, ciao Jacopone. Ecco qua. Voglio vedere sotto cosa c'ha Eraclio. Ce l'ha. Ma queste cacche di ronde che cosa ci avranno da dire? Lello fa caldo, ma che caldo fa? Ma che caldo fa? Ma vi piace questa cosa di stamattina? Ve gusta, ve gusta, ve gusta vedere il mio papà? Oh, vedi. Ciao! Ve lo faccio vedere in tutte le sfumature stamattina. Sei in bici, Angelo? Oh, Pietro, buongiorno! Lo so Isabella, lo so, è vero, ci sono molti disagi, soprattutto con questo caldo, non c'è anche una panzellina per non prendere solo, è vero, è vero. È vero. Ciao, ci sono tanti disagi comunque, ci sono tanti disagi. E meno male che il 6 abbiamo la. Cioè il 6 abbiamo qualcosa che ci può allietare con una serata in simpatia con la sagra della salsiccia che si terrà al Santuario della Madonna, una cosa a dir poco stupenda, poi vi diremo tutti i dettagli. Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Ehi là, vedete come quando è bello Eraclio. Dall'Olanda, buongiorno dall'Olanda. Ecco la mia bici. Sembra Barletta-Aversa. Beh, ora ci facciamo una bella passeggiata insieme, dai. Scusate, scusate. Ecco qua. No, mo sto andando. Ecco cari amici, buongiorno. Noi dobbiamo lavorare sempre, Pietro. Dobbiamo progredire. Abbiamo dormito assai. Tutto a posto. Sei in diretta, Pietro, buongiorno. Sì. Quante volte abbiamo giocato al pallone qua, ragazzi? E quelle,
e quelle tre pietre, quante volte siamo saliti, il formaggino, quando eravamo bambini, venivamo qua a giocare e i nostri genitori dicevano vai sul formaggino, però vedete, questa è una cosa che non va, vabbè, sembra di sporcizia, non voglio parlare, perché vedete, tutto sporco. Buongiorno. Ciao Saverio. Giancarlo. Buongiorno, buongiorno. Italia prima nel girone, le donne, anche se abbiamo perso col Brasile con un rigore a dir poco ridicolo, ridicolo. Siamo in tanti amici, buongiorno, grazie, grazie. Dico. La notizia buona è che la D'Azeglio ritorna in vita, la D'Azeglio ritorna in vita, almeno. Guardate qua, cioè proprio questa è diventata una villa abbandonata, cioè, vedete? Buongiorno, buongiorno Irene, buongiorno. Questo è il punto di pescare, da che salto chi lo desidera. Oh, dottore bello, tutto a posto. Passeggiato, passeggiato, passeggiato. A lavorare, ora devo andare a lavorare. Ciao, dottore, ci vediamo. Eccoli, eccoci qua, buongiorno. Ah, è questo un altro Landrone, mi voglio ricordare una cosa. Qua c'era il New York, il Caesar Palace, che sono le uscite di sicurezza. Mi ricordo in fondo c'era Peppino delle scarpe, Peppino di Corato.
un bel androne. Vedete, con la bici si può andare dove con la macchina non puoi. Vai là? Qua è via degli Orti, dove c'era qui c'erano un negozio di casalinghi, dove, e qua c'era Giovanni della Vespa quando hanno venduto qua, mamma mia. Di fronte c'era un hotel Albergo Centrale. Ecco qua, vedete, amici, vedete, qui era il cinema di Lillo. A Lillo, e questa era. Vedete? Quanti ricordi, quanti film abbiamo visto. Ed era un cinema teatro a dir poco fantastico. Ciao! Era un teatro a dir poco fantastico, che a Barletta serviva. Era molto molto bello, logicamente rinnovato. Quello il teatro di Lillo doveva essere un buon teatro per fare, perché mi sa che aveva la capienza di 1200 persone e non sono pochi. Era il doppio del Curci, solo che il Curci è molto più signorile. Vai, nei servizi, uno più bello. Grazie, buongiorno. Buongiorno. E sei in diretta, lo sai? Me l'hai detto in diretta, non lo sapevi? Ciao, buongiorno. Grazie. Ciao ragazzi, buongiorno. Queste sono le belle cose, le belle soddisfazioni, vedete? Sono le belle cose. All'inizio mi davano del pazzo, ora tutti che cercano il buongiorno, specialmente a voi che state fuori, perché io lo faccio più per voi, perché andiamo da questa parte, vedete? Questa. Io di qua ho fatto molta infanzia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno signori, buongiorno. Ecco qui, mamma mia, che strada stamattina, oh, che strada. Vamos. Scusate. Uppedì. Auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, auguri, auguri di vero cuore. Oggi è mercoledì, siamo al 18, oggi è il primo giorno degli esami.
quindi dove faranno gli esami i nostri giovanotti, Ieri c'è stata tipo notte prima degli esami al Cafiero, molto bello, molto simpatico e molto veritiero. Ci stiamo facendo un bel giretto, non ci stiamo facendo mancare niente. Scuola, questa è la scuola Fagiani, quella è il classico. Eccoli qua, tutti pronti per gli esami. Eccoli qua. Sicuramente non hanno dormito. Io mi accorgo ai ragazzi della terza media, figurati quelli che fanno le superiori, mamma mia. Beh, ragazzi, penso che oggi abbiamo fatto un bel giretto insieme, dai. Buona giornata a tutti, vi auguro il meglio del meglio. Un abbraccione, Barlit e Avest. E Avest proprio. Poi voglio prima di... Voglio salutare questo signore qua, vedete, questo è un signore. Ehi! Buongiorno! Beh, ragazzi, buona giornata a tutti, ciao!